Ben ritrovati. Oggi vogliamo risolvere l'enigma delle famose borsette degli Anunnaki. Molti si sono cimentati nel tentare di trovare una spiegazione e alcuni si sono posti la domanda: ma cosa c'era dentro quelle borsette? Cosa si portavano dietro? La risposta è: nulla. Non erano contenitori misteriosi che celavano un contenuto altrettanto misterioso, bensì erano degli strumenti energetici. Erano realizzati in pietra, avevano un certo peso e infatti non le costruivano di grandi dimensioni. La loro conoscenza era diffusa in diverse parti del mondo: Mesopotamia, America, Göbekli Tepe e altri luoghi. Il segreto della borsetta sta nella forma. Avevamo visto nei video precedenti che le forme sono il segreto per catturare e condensare le energie. Questa forma è molto particolare e la ritroviamo anche nella stele delle tombe dei giganti, incisa. Incidendo la forma, infatti, si ha lo stesso identico effetto che realizzare una borsa. In realtà, la borsetta usata dai cosiddetti Anunnaki utilizzava la forma copiata e appresa proprio dalla civiltà più antica che ha costruito le tombe dei giganti. E questa civiltà era presente in quasi tutto il nostro mondo conosciuto. Studiamo questa forma e vediamo cosa succede. Per comodità, usiamo per i nostri esperimenti dimostrativi un lucchetto che replica la stessa forma. Notiamo che se lasciamo il lucchetto in posizione orizzontale non succede nulla. Se lo posizioniamo in verticale, inizia la magia. Ora questa forma comincia a catturare l'energia, sia angolare per via degli angoli, sia dalle spirali per la forma ricurva sopra. Si crea un vortice similmente come avevamo visto per la croce Ankh nella parte arrotondata. La particolarità di questa forma è che non solo cattura e condensa queste energie, ma le accumula. Diventa così un vero e proprio accumulatore. Infatti, se proviamo a riposizionarla in orizzontale, notiamo come continua a rilasciare energia accumulata, anche se ha smesso di catturarne altra. Un lucchetto di queste dimensioni, per farvi capire, riesce a restituire energia per 4 ore circa. La dimensione della borsa raffigurata, spesso in mano agli Anunnaki, durava circa 36 ore. Ma cosa se ne facevano di questa energia? Tenendola in mano gli garantiva una ricarica continua del corpo. Lasciandola appoggiata, questa forma rilascia in continuazione, come abbiamo detto, l'energia accumulata per un certo periodo di tempo e in un raggio di circa 2,5 metri. Forse ora state già intuendo lo scopo. Se usiamo una croce Ankh o una pigna, abbiamo lo stesso effetto di ricarica del corpo. Perché allora utilizzare un oggetto così pesante? Il motivo è uno solo, anche se a molti farà storcere il naso. Alcuni di questi cosiddetti Anunnaki viaggiavano con veicoli a gravità zero oltre la nostra atmosfera. E nello spazio non c'è abbastanza energia negativa, perché sono preponderanti le spirali positive. Quindi, durante il viaggio, si garantivano la presenza di una quantità di energia negativa sufficiente per la loro sopravvivenza. Era in pratica una sorta di salvavita. Lo scarabeo, per esempio, non a caso tanto caro agli egizi, ha proprio questa forma e quella gli dona delle caratteristiche energetiche molto speciali. Gli egizi se lo portavano pure al collo. Infatti, grazie a questa forma, lo scarabeo riesce a regolare la quantità e la qualità dell'energia accumulata in base alla posizione che prende. Se cambia posizione, per esempio da orizzontale a verticale, è capace di modificare rapidamente anche la sua temperatura corporea, grazie all'energia. Le forme sono il segreto. La loro conoscenza e comprensione è la chiave per accedere all'energia. Restate con noi e condividete!